Il principe Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, hanno goduto di 17 anni di matrimonio insieme, ma nel loro grande giorno tanti anni fa c'è stata una grande omissione dalla lista degli invitati alla cerimonia legale. Il 9 aprile 2005 il principe Carlo si è sposato con la sua vecchia fidanzata, Camilla Parker Bowles, a Windsor Guildhall, nel Berkshire. Era un affare reale con una lista di invitati prevedibilmente illustre, i principi Carlo e il principe Harry, la principessa Anna, Eugenia e Beatrice erano tutti presenti. Ma nonostante l'importanza della cerimonia, una giornata di unità per il probabile futuro re del paese, mancavano due figure chiave. La madre e il padre dello sposo, la regina e suo marito il principe Filippo, non erano presenti. La giornata consisteva in due parti principali, prima la cerimonia civile presso la Guildhall, seguita da una benedizione nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor. Nonostante la sua assenza alla cerimonia, la regina è comunque emersa per la seconda fase del matrimonio, ma perché è stata disponibile solo per questa parte del grande giorno di suo figlio, la regina e il principe Filippo erano assenti dal matrimonio di Carlo e Camilla perché sia la sposa che lo sposo avevano precedentemente divorziato, secondo The Telegraph. Carlo, il probabile futuro re, è anche il futuro capo della Chiesa d'Inghilterra e avrebbe potuto potenzialmente causare polemiche sposando la sua sposa con una cerimonia religiosa. Si ritiene che questo sia il motivo per cui l'evento si tenne come una cerimonia civile in primo luogo, rendendo Carlo il primo membro della famiglia reale a sposarsi in tale servizio. Secondo la pubblicazione, la regina, in quanto attuale capo della Chiesa d'Inghilterra, non ha potuto partecipare al procedimento poiché la Chiesa scoraggia il divorzio. Pertanto non poteva partecipare ed era anche vista sostenere i valori della Chiesa. In questo senso, la sua lealtà familiare era superata dal dovere nei confronti della sua posizione, ma ovviamente ha assistito alla benedizione dopo essersi congratulato pubblicamente con la coppia anche prima del matrimonio.